80 dipendenti, 6 sedi più un riferimento telefonico. I centri per l'impiego della provincia di Treviso costituiscono una realtà organizzata ed estremamente efficace, capace di adeguarsi con straordinaria flessibilità grazie a politiche attive mirate alle mutate esigenze del mondo del lavoro in relazione al quinquennio di crisi, la cui onda lunga sembra comunque destinata a farsi sentire per un tempo di tuttora indecifrabile durata. Nel cuore della sede principale, al Sant'Artemio, il movimento quotidiano di persone di varie età e nazionalità a fornire già un esauriente quadro della trasversalità della crisi del lavoro, a cui i centri per l'impiego rispondono tra l'altro con attività di orientamento e formazione. Noi a settembre di quest'anno abbiamo avuto nei nostri 6 centri 81.652 accessi nei primi 9 mesi dell'anno, credo che sia un dato che si commenta da sé. E abbiamo ricevuto sempre nei primi 9 mesi, no, negli ultimi 12 mesi dell'anno, da agosto 2012 a settembre 2013, oltre 27.000 candidature, quindi lavoratori che si rivolgono ai nostri centri per cercare lavoro. È un numero che è raddoppiato rispetto a prima della crisi. Quindi i lavoratori vengono sostanzialmente presi in carico per l'obiettivo di cercare lavoro, ma vengono da noi, quindi è aumentato il numero, l'abbiamo detto, è aumentato anche il cosa chiedono. Chiedono ovviamente sempre lavoro, chiedono anche molto orientamento, perché il mercato del lavoro è fondamentalmente cambiato in misura importante. Noi abbiamo livelli di disoccupazione che erano ignoti per il nostro territorio e anche interi settori sono spariti, per dire il tessile. Altri settori sono nati, quindi chiedono anche orientamento, quindi di conoscere in quale settore, in quale parte di settore hanno una qualche possibilità di collocarsi. Chiedono formazione professionale, perché tanti lavoratori negli anni scorsi erano entrati ed erano rimasti nella stessa azienda magari per 20 anni, quindi non hanno fatto formazione, non sono cresciuti e adesso si trovano che non sono più occupabili. Chiedono informazioni anche sugli ammortizzatori sociali, perché non conoscono cosa compete loro, cosa non compete, i tempi. In genere ecco orientamento, gli ammortizzatori quando arriveranno, se ne hanno diritto, la tempistica. Ecco, noi cerchiamo di, a volte semplicemente anche ascolto, a volte arrivano persone disperate che cercano semplicemente ascolto. Per il presidente della provincia di Treviso, Leonardo Muraro, anche presidente del consiglio direttivo dell'UPI, l'Unione delle Province Italiane, la preoccupazione maggiore riguarda il futuro di strutture proprio come i centri per l'impiego, in vista della annunciata soppressione delle amministrazioni provinciali. Questo riordino delle province vedrà in maniera inevitabile togliere questo servizio che stiamo dando al territorio, per cui la nostra battaglia è proprio anche per capire questo importante lavoro che facciamo per le funzioni dell'occupazione dei giovani nel nostro territorio, chi saranno poi coloro che avranno questa responsabilità. A parte questa questione, la stiamo dirimendo a livello nazionale, ci auguriamo possa trovare una soluzione che vada incontro a quelle che sono le esigenze dei cittadini e soprattutto di coloro che sono in cerca di un'occupazione. A Treviso ne abbiamo sofferto e stiamo soffrendo dal 2008, momento nel cui abbiamo avuto i primi segni di discesa dell'occupazione nel nostro territorio, su una forza lavoro di 330.000 persone in provincia di Treviso che hanno la potenzialità di lavorare, abbiamo perso fino al secondo trimestre del 2013, per cui 2008, secondo trimestre 2013, 26.651 posti di lavoro. Questo è un dramma per i nostri lavoratori. Noi abbiamo attivato tutta una serie di politiche attive per il lavoro nella direzione di dare una speranza ai giovani, con un progetto costato poche migliaia di euro che, se avremo delle maggiori risorse, potremo incrementare. Comunque negli ultimi 18 mesi siamo riusciti, attraverso un progetto Futuro a Costo Zero, inserire oltre 5.000 giovani nelle aziende, in quanto noi ci siamo sostituiti per i primi 6 mesi all'imprenditore, pagando gli aspetti assicurativi e contributivi. L'imprenditore ha la possibilità di capire se questi giovani hanno le potenzialità e hanno la disponibilità a entrare nel loro ciclo di lavoro, non hanno tutte le problematiche correlate alle parti sindacali. Noi facciamo questi stage per 6 mesi, i giovani entrano, se hanno e hanno il feeling per il lavoro di quella tipologia dell'azienda, vengono assunti. Corrispondiamo anche un incentivo all'imprenditore che assume, e siamo riusciti a far assumere 5.000 ragazzi negli ultimi mesi.